watching strangers. Si è svolta oggi la terza edizione della Giornata della Cultura Senza Confini, manifestazione ludico-culturale nel Golfo di Napoli, che ha recentemente ricevuto l'encomio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Siamo alla terza edizione della Giornata della Cultura Senza Confini. Questa è stata una mia idea del 2009, quindi sono il terzo anno, perché tre anni fa ho visto su un libro che nel 1700-1800 c'erano praticamente una nave dei folli, cioè praticamente venivano emarginati delle persone con disagi a girare per tutta Europa senza attraccare. E invece ho preso spunto da questa, questa storia e ho creato la nave del benessere. Il terzo anno insieme al direttore Perrino, che è un primario psichiatra e che è attento al benessere psicofisico dei suoi pazienti di tutta l'area nord di Napoli. Prego, direttore. Niente, siamo contenti di continuare in questa tradizione che ha preso spunto da quello che ha detto il Presidente della Federazione Mediterranea, e oggi ci godiamo un'altra giornata di benessere. Integrazione è il benessere per tutti quanti, quindi diritto alla cultura. L'iniziativa promossa dall'Associazione Feder Mediterraneo in collaborazione con l'ASL Napoli 2 Nord, il patrocinio della provincia di Napoli, ha inteso dare ad alcune persone più sfortunate, più sole, più emarginate, la possibilità di trascorrere una giornata particolare ricca di emozioni ed esperienze. Circa 400 persone, di cui 200 provenienti da case famiglia, centri diurni e utenti del distretto di salute mentale dell'ASL Napoli 2 Nord, hanno effettuato a bordo della motonave Miriam una mini crociera durante la quale sono state visitate le meraviglie naturalistiche del Golfo di Pozzuoli, le isole di Ischia e Procida. Sono molto lieta di poter vedere dal porto di Pozzuoli la partenza per questa gita della terza edizione della Giornata della Cultura Senza Confini, una bella iniziativa che cerca di far avvicinare a tutte quei soggetti che soffrono di qualche disagio alle bellezze paesaggistiche della zona di Pozzuoli. La Giornata della Cultura Senza Confini segue la giornata delle 3 I, integrazione, istruzione, istituzioni, svoltasi a Roma il 14 aprile ultimo scorso e organizzato sempre dalla Feder Mediterraneo e dall'ASL 2 Napoli Nord, per la quale recentemente il Presidente della Provincia di Napoli, Luigi Cesaro, e l'Assessore Provinciale dei Trasporti, Antonio Pentangelo, hanno ricevuto dal Presidente della Feder Mediterraneo, Giovanni Oriani, e dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Napoli 2 Nord, Gennaro Perrino, un riconoscimento per il loro impegno e la loro collaborazione.